Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di in cucina con Ale. Oggi proveremo a cucinare i nostri buonissimi muffin di Prozis. Questa è la farina dei muffin al cioccolato che adesso andrò a cucinare insieme alla mia ragazza e mi darà una mano perché non sono molto bravo in cucina, quindi mi aiuterà un pochino a preparare l'impasto e fare tutte le cosine. Vediamo velocemente gli ingredienti necessari. Abbiamo appunto la nostra farina di preparato per i muffin che ha il gusto di cacao, poi dopo vi farò vedere anche il composto una volta aperta la busta. E la ricetta richiede, per in questo caso faremo la porzione di 1 kg divisa per 4, quindi facciamo un quarto della porzione, e richiede 2 uova, 75 g di olio di semi, 40 g di acqua, praticamente nulla. Aggiungeremo qualche goccia di cioccolato dopo nell'impasto. Mescoliamo tutto bene dentro la pirofila, adesso vedrete bene tutto, e poi lo sbattiamo in forno. Abbiamo già preriscaldato il forno a 180 gradi, che poi la cottura sarà saltata la corrente. Siamo finalmente riusciti a riattivare il contatore, ci abbiamo perso circa mezz'ora perché minchia non si trova da nessuna parte. Eccoci qui pronti, adesso andremo ad impastare il tutto ed infornare. Per il taste test lo faremo questa sera con Alessandro, che verrà a trovarmi per cena. Ok, senti che profumo di cioccolato già che sprigiona. Allora, come ogni cosa deve essere pesata, specialmente nelle preparazioni dei dolci, perché i dolci dovete sapere che se non bilanciate bene tutto viene una schifezza, quindi almeno questa cosa è la prima cosa che ho imparato. Quindi abbiamo detto un quarto del pacco, il pacco è 1 kg, quindi 2,50. Sono anche bravo in matematica, quindi uno, senza far andare nulla fuori. Il composto sembra quello delle proteine in polvere, bello farinoso, profumato al cioccolato. Non è un prodotto proteico, attenzione, non è un prodotto proteico, è un prodotto da forno. Stregheta tutto in giro, vabbè, ma fa sempre parte della cucina questa. Allora, un po' di qui, ancora un pochino, ci siamo quasi. Pochi grammi ed è fatta. Benissimo, allora, questo lo mettiamo da parte. Abbiamo detto 2 uova, queste non devono essere pesate. Uno, guarda, c'è 2 tuorli dentro, gemelli. Io ci aggiungo un po' di albume, se no sminchia tutto il composto. Ricordatevi di avere sempre un po' di albume in casa per andare a fare queste ricettine, quindi ci aggiungo un pochino di albume. Aggiungiamo l'acqua, che sono 40 g di acqua e 75 g di olio di semi. Non inserisco quello di olio d'oliva perché, come mi ha suggerito la mia ragazza, è troppo forte e va a creare, come si dice, va a creare caos nel bilanciamento dei sapori. 75 g. Qua pesiamo bene tutto. Madonna. Ok, allora, e adesso andremo ad impastare. Utilizziamo il frustatore elettrico. Prima di impastare, una cosa molto importante che mi ha ricordato la mia ragazza: l'impasto alla farina è senza glutine, quindi per chi appunto è intollerante al glutine potrebbe utilizzarla come impasto per fare i suoi muffin fatti in casa. Ma sminchia tutto in giro, ma è un impastatore della minchia. Aspetta che faccio prima a mano così. Aggiungiamo qualche goccia di cioccolato, attenzione. E adesso qua purtroppo vado ad occhio, ma utilizzando tutti i giorni più o meno so qual è la quantità. Benissimo. Come suggerito dalla mia ragazza, abbiamo aggiunto qualche goccia di cioccolato in più perché è golosa di cioccolato, e un po' più di acqua, quindi al totale di 40 grammi praticamente ne abbiamo aggiunti altri 20-30. Quindi, perché? Perché mi ha suggerito che l'impasto deve essere un pochino più liquido per fare i muffin. Adesso andremo a buttarlo nei pirottini e poi in forno. Per questo passaggio mi faccio aiutare da lei, che sicuramente io faccio danni, e sono molto bravo a fare i danni. Poi qui, a parte che dobbiamo ancora pulire i fornelli, però voglio evitare di sminchiare tutto in giro. Ok, vai, buttiamo.
Allora, ci è avanzato ancora un po' di impasto e appunto dopo faremo un'altra infornata con quello restante. Adesso lo cacciamo in forno per 30 minuti a 180 gradi. Forno ventilato? Proviamo quello ventilato. Abbiamo pensato anche di aggiungere una piccola crema di topping fatta con lo yogurt greco e un po' di panna da montare alla cucina. Vi faremo vedere la preparazione, è una cosa molto semplice. Prego, cameraman. Mettiamo sempre la nostra cara amica bilancia per pesare tutto, 100 ml di panna da cucina. Non è panna da cucina. Di cos'è? Panna da montare. 100 ml di panna da montare, qua adesso stiamo andando in su. 2 cucchiai di yogurt greco, quello del Fage che è il migliore. Prendo un chilo perché uno è in offerta e due mi dura un sacco. 2 cucchiai belli pieni? Sì. Non lo so, è lei la... Ma devi montare... Spera, mi si è dimenticata che prima era da montare la panna, ma proviamo a montare tutto insieme, tanto è un test questo. Anche lo zucchero a vela. Ma... Il risultato è molto cremoso e adesso lo mettiamo in frigo a riposare perché poi faremo il topping una volta che i muffin saranno pronti. Testiamo comunque lo stato di cottura grazie allo stuzzicadente. Se lo stuzzicadente risulta umido, non sono cotti. Com'è, cameraman? Cotti. Eccoli qui, pronti i nostri muffin. Adesso li andremo a sfornare e... E voilà. Come vi dicevo, è arrivato Ale per cenare qui da me e adesso siamo pronti a fare il taste test. Abbiamo sia i muffin quelli normali che i muffin con la crema. Come cazzo l'avevamo fatti la crema? Vabbè, lo guardate qualche secondo fa. Ok. Prego Ale, che io mi sono già tagliato. Ma quindi... ci facciamo metà, ce ne mangiamo una testa. Facciamo metà e metà. Allora, dall'odore sembra buono, quindi complimenti. Sono freddi adesso però. Caldi sarebbero stati ancora più buoni. Assaggiamo. Che morbido, non è legnoso, però vabbè, caldo è tutt'altra cosa. Il sapore a me piace un sacco. E dentro rimane morbido. Porta anche la ripresa che si vedeva. Molto, molto buono. Vi ricordiamo di, in questo caso, se dovete fare un ordine, di utilizzare il nostro codice sconto PA10, sempre sul sito di Prodis, trovate tutto qua sotto. E noi ci vediamo sempre qui, sul nostro canale, in un prossimo video.